siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, questa diciannovesima domenica del tempo ordinario riprende ancora il discorso sul pane vivo di Gesù dal cielo della sinagoga di Cafarno, in cui Gesù spiega come ciò che sta per fare, ciò che avrebbe fatto prima della sua dipartita, sarebbe istituire, inventarsi, creare un alimento per la nostra anima, che sarebbe stato il suo corpo e il suo sangue immolati e versati e dati a noi in cibo nell'Eucaristia. Il linguaggio che Gesù usa è molto forte, molto realistico. Abbiamo sentito come chiude il Vangelo: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Ora, per noi oggi è tutto un pochino più facile, lo sappiamo che Gesù istituisce l'Eucaristia, salvo che sempre dobbiamo chiederci veramente, anche io che sono sacerdote, perché credo veramente che sull'altare c'è la carne viva di Gesù che contiene tutta la sua persona e che si dà in cibo per la mia anima. Ci credo sul serio, capite? Questo comporta tanti atteggiamenti interiori ed esteriori di amore, di adorazione, di rispetto e di riguardo verso Gesù Cristo, no? Chiediamoci bene. Io sono consapevole che sto al cospetto di Dio in persona quando mi accosto all'Eucaristia. E per farlo devo avere subito una cosa: immagina che ci sia Gesù Cristo in persona davanti a te e chiedigli nella tua coscienza, davanti a Gesù Cristo in persona, io mi presenterei con queste disposizioni interiori ed esteriori, con questi comportamenti, con questi modi, come sto messo, se sto ordinato, se non sto ordinato, no? Se ci fosse il Papa, se ti devi ricevere un'udienza al Papa, come ci vai l'udienza dal Papa? E se stai davanti a Dio, non sapete, vi racconto una volta, è successa una cosa, no? Capite? Che fa molto capire, fa sorridere, però fa molto capire l'interiore delle persone. Ero a Borgo San Michele, insomma, entrò in chiesa una persona proprio che era proprio impresentabile, al di là di ogni possibile margine di tolleranza. Sono cose che mettono tanto in difficoltà il sacerdote, perché insomma voglia mettere cartelli in giro, no? Solo che questa veramente, cioè, capite? Mi accosto con tanta vergogna, perché dico, mo figura adesso si arrabbierà, scusi, figlia cara, ma veramente in chiesa questa si gira mi fa. Ma qui mica stiamo in Vaticano. In Vaticano sì, ma qui no. E io gli ho detto, dico, scusi figlia, io sono un povero prete, per carità, stiamo una parrocchia di campagna, una piccola parrocchietta, dico, ma guardi che Gesù che sta dentro quel tabernacolo è lo stesso di quello che ha consacrato il Papa, perché non è che si viene vestiti bene perché c'è la chiesa maestosa e c'è San Pietro, ma si ha un certo decoro perché lì c'è Dio, c'è Gesù Caristia. Si è arrabbiata un po', è uscita, no? Però capite, nel nostro cuore, cioè queste cose sono, dobbiamo interiorizzarle dentro. Gesù dice, qui ci sto io, questa è la fede divina e cattolica, nell'Eucaristia c'è Dio in persona. Allora, non, vedete, se una persona non l'ha interiorizzata, voglia andargli a dire, quella sarà uscita dalla chiesa in cavolata nera, ce l'aveva avuto con me, era cominciato a spararla dietro il testa, manca Don Leonardo, e a prendersela con i preti che sono troppo rigidi. Però ci vorrebbe un pochino di buon senso, dicevo nei giorni scorsi a qualcuno, capite, molte volte un po' di buon senso ci aiuterebbe. Quindi questo è un primo punto di meditazione. Io ci credo veramente che nell'Eucaristia c'è Gesù in persona, non un simbolo o una realtà, no? Vaga. La seconda cosa, avete visto che in questo Vangelo compaiono grossi pregiudizi. Comincia così, no? I giudei si misero a mormorare contro Gesù che diceva, io sono il pane che io deciso dal cielo, e cominciano a chiedersi, guardate che, vi ripeto, per noi è tutto facile, mettetevi nei panni di quella gente lì che sta ascoltando uno che sembra un uomo come tutti gli altri, che vi dice, io sono il pane deciso dal cielo e vi darò da mangiare la mia carne. Provate a chiudere gli occhi, immaginatevi la scena, che cosa avreste pensato? Forse avreste pensato, ma sta bene questo qui? Pane vivo disceso dal cielo, ci dà da mangiare la sua carne. Voi sapete che i pagani, anticamente, non vi scandalizzate, sapete come chiamavano i pagani cristiani? Li chiamavano i cannibali. Non vi scandalizzate, ci sono delle fonti scritte, perché siccome non sapevano, invece, ma questi cristiani fanno delle cose strane, dicono che fanno delle cerimonie, dei riti
non mangiano la carne di un certo Cristo. Saranno cannibali. Guardate che stanno scritte nel, capite? Non vorrei essere tutto quanto facile, capite? Però immaginatevi nei panni di quella gente. E Gesù ha detto queste cose, non ha avuto paura, come dire, di provocarli in questo modo, no? E questo è il minimo che potevano dire. Io il padre di Gesù dal cielo, dice, ma questo è il figlio di, non è Gesù, il figlio di Giuseppe. Non conosciamo il padre e la madre, è figlio di Giuseppe, è figlio di Maria di Nazaret, falegname di Galilea, pane vivo disceso dal cielo. Capite? Adesso non voglio fare l'avvocato del diavolo, capite? Però proviamo a immaginarci, perché questo punto apre un importante campo di azione. Qui vi faccio nuovamente interprete di Papa Francesco, che tante volte parla di queste cose. Cioè, questa gente, poverini, avevano dei pregiudizi fondamentali, cioè Gesù non può essere Dio fatto uomo. Assolutamente, questa è una cosa che proprio non può succedere, cioè Dio ci sta Yahweh, che è un puro spirito, ma gli pare che si fa toccare nella carne viva di Gesù, o questo di Gesù non pare, no, questo non può essere. Allora, figlioli miei cari, Gesù dice, guardate, che chi non viene ammaestrato dal Padre non ci arriverà mai a queste cose. Attenzione, e chi è che viene ammaestrato dal Padre? Forse che Dio fa delle preferenze, dice, dunque, vediamo un po', a Don Leonardo lo ammaestro, a Don Nicola non lo ammaestro. Così, chi è che viene ammaestrato da Dio? Facile. Chi è disposto a farsi ammaestrare. Chi lascia a Dio la possibilità di ammaestrarlo. E chi è che lascia a Dio la possibilità di ammaestrarlo? Sapete chi? Chi non si attacca in maniera disordinata alle proprie idee, spesso e volentieri, pagate e mi sbaglio. Vi faccio adesso un pochino di esempio. Ci sono tre campi di pregiudizi che noi possiamo avere. Papa ce ne ricorda, eh? Pregiudizi su Dio. Io mi sono fatto un'idea di Dio che non è il Dio di Gesù Cristo, il Dio della Sacra Scrittura, ma è quello che penso io. Cioè, mi sono fatto un Dio a mia immagine e somiglianza. Ieri ho sentito un intervento di Papa Francesco di marzo del 2017. Posso dire che mi ha copiato, oppure ci siamo ritrovati nello Spirito Santo, parlava dei cattolici atei. Ci sono in giro molti cattolici atei, lo diceva lui e lo dico io, andate a sentire. Sono cattolici che sono fatti un'idea di Dio, che non esiste, capite? È una fede, ha proprio immagine e somiglianza, non è proprio, non, cioè, non è il Dio cattolico, capito? Non è il Dio che ci ha liberato Gesù Cristo, è una macchietta. E sulla base di cosa? Sulla base di tutta un'altra materia che io proietto sul Padre Eterno, tanti miei modi di vedere, di pensare, e sono convinto che sono i modi di pensare di Dio, ma sono i miei. Guarda, questo è un processo sottilissimo. Sapete da cosa si vede? Com'è il nostro cammino interiore? Cioè, io mi posso confessare, non mi vergogno di confessare. Questa settimana appena trascorsa, io ho imparato, ve lo dico, un sacco di cose nuove su Dio e sulla vita cristiana, ve lo dico senza proprio candidamente, non è che mi vergogno. Allora, tu chiediti in coscienza, nel tuo cammino interiore, negli ultimi anni, è cambiato qualcosa o è sempre tutto uguale? Hai imparato qualcosa di nuovo da Dio? Cioè, una verità nuova di fede, una cosa che, non lo so, una virtù che non conoscevi, dice che bello predicare questa virtù, ma già Gesù ci tiene tanto, oppure una cosa che tu pensavi che non fosse niente e ti sei accorta che magari non piace tanto a Gesù. È successo qualcosa di questo genere? Questo è normale che succeda con cammino. Se uno cammina, non sta sempre fermo, vuol dire che piano piano va avanti, cresce, e il cammino non cambia mai. Ma se io so già tutto, non cambio mai. Altra cosa, i pregiudizi sulle persone, questi sono peggio. San Paolo, nella seconda lettura, ci ho fatto l'omelia la messa precedente, parla, scompaiono da voi le maldicenze con ogni sorta di malignità. Se tu parli male di una persona e ti appicci un'etichetta a chi non la conosce, poi bisogna vedere che succede. Allora, domanda, ho cambiato mai idea? Prima domanda, ho cambiato mai idea su Dio o sulle cose che penso di sapere di Dio? Verifica. Seconda domanda, ho cambiato mai idea sulle persone? Hanno parlato male di quella persona, pensavo che fosse il diavolo incarnato, e dico,
fermo, fammi vedere, controllo io. In uno spirito di apertura, l'ho mai fatto questo qui, oppure penso sempre alle stesse cose, di Tizio penso sempre alla stessa cosa, di Caio penso sempre alla stessa cosa, se venisse Gesù Cristo in persona dimmi il contrario, tanto non serve a niente, perché tanto ormai ho già deciso, è bruttissimo il giudizio, capito? Chiude le porte completamente all'amore fraterno, poi il pregiudizio sulle cose, sulle situazioni o soprattutto sulle idee. Voi sapete che c'è qualcuno che ha detto una cosa, dice, molti pensano di essere poveri. La vera ricchezza dell'uomo non è i beni materiali. Sapete qual è la nostra più grande ricchezza? Sono le nostre idee, sono le cose di cui siamo convinti. Non è un peccato essere convinto di qualcosa, per carità, ogni uomo cerca questo. È un peccato però essere blindato dentro le proprie convinzioni, perché se quello che pensi fosse sbagliato, tu sei proprio sicuro che tutto quello che pensi è giusto? Io no, state proprio tranquillissimi, io no. E da che cosa si vede questo? Dallo spirito dialogico che noi abbiamo, sincero, di confronto con le persone. Io non devo difendere niente, se mi sto sbagliando su una cosa, dialogando con una persona, mi accorgo che sto sbagliando, dico, mi sono sbagliato. Qual è il problema? Ma quanti uomini sono disposti serenamente a fare questo tipo di discorso? Guardate che queste cose non sono cose campate in aria, cioè la nostra fede si gioca su queste cose, perché se io ho pregiudizi su Dio, mi faccio un Dio immagine e somiglianza, mia, falso. Se io ho pregiudizi sulle persone, la carità, l'amore fraterno, me lo scordo, perché io appiccico a destra e a sinistra giudizi e pregiudizi e parlo e sparlo a destra e a terra, a sinistra dizio che sei proprio. Se ho pregiudizi sulle idee mie, di guai a chi le mette in discussione, io non costruisco ponti, non costruisco relazioni, sarò superbo, sarò arrogante, capite? E queste sono tutte quante cose che sono l'anticristianesimo, capite? Ecco perché il Papa diceva attenzione ai cattolici atei, capite? La nostra fede non è semplicemente Dio vi benedica che siete presenti a messa oggi, specialmente con questo clima che ci sta, ma non basta la presenza al rito o dire qualche preghiera o farsi il segno della croce la mattina. La nostra fede è qualcosa di vivo che ti coinvolge, che ti mette in moto. Ieri il Papa ha detto ai giovani, sognate, che gli adulti hanno paura di sognare, i giovani fanno rumore, capite? Danno fastidio. Ecco, questo loro dare fastidio, un pochino immagine di quel santo travaglio interiore bello che ha chiunque cammina presso Gesù, non rimane sempre uguale, cioè, non rimane sempre nelle stesse idee, è flessibile, è aperto, capite? Perché noi abbiamo tutti quanti qualcosa da migliorare, da migliorarci, non è che qualcuno è santo come Dio. E quindi, se abbiamo qualcosa da migliorare, apertura a 360 gradi. E cos'è la chiesa aperta? Chiesa aperta non significa semplicemente questo, dobbiamo farlo, andare incontro alle persone, anche a quelli che non credono, aiutare chi ha bisogno, questo non si mette in discussione, ma la chiesa aperta parte dall'apertura della mente e del cuore di ogni singola persona. Io devo essere aperto nei confronti di Dio perché devo dargli la possibilità di farmi conoscere ciò che non conosco, correggere ciò in cui sbaglio. Devo essere aperto nei confronti delle persone perché devo dare la possibilità a una persona di presentarsi per quello che è, non per quello che io già gli ho appiccicato l'etichetta addosso, qualcuno che mi ha parlato male di lei mi ha detto che sia. E devo essere flessibile con le mie idee, perché l'uomo è grande, sapete quando? Quando è capace di dire ho sbagliato. Capito? Che è una cosa buonissima per l'essere umano, l'essere umano sbaglia, tutti quanti diciamo, ah io ho un sacco di difetti, non sono mica il padre eterno, dico sì sì, però diciamocelo nel cuore, quando è davanti allo specchio, si è messo lì davanti, dice, oh, hai sbagliato, piantala, è sbagliato quello che stai a fare, e cerca di smetterla, cioè ce lo diciamo da soli, no? Abbiamo fatto qualche volta questa cosa, queste sono cose importanti, figlioli miei, questa gente qui con i pregiudizi che ci aveva su Dio e su tante cose, vedrete domenica prossima che fine è successo, se ne sono andati, hanno preso Gesù, non ti voglio vedere più manco scritto al muro, tu sei matto, ma quello non era matto, quello era il figlio di Dio fatto uomo, quindi capite dove ci può portare lontano questo tipo di atteggiamento se noi non stiamo attenti a controllarlo.
Chiediamo a Maria Santissima che ci salvi dall'unico grande pericolo che incombe sulla nostra vita, noi stessi, specialmente quando la nostra volontà e la nostra mente si abbarbica in queste cose e, pur convinta di fare il bene, si sfracella verso sentieri che ci portano lontanissimi dal Signore e ci fanno diventare, come dice il Papa, cattolici atei. Che Dio ce ne scampi e liberi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì, 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 sì.